Radio DGS Sport. Ben ritrovati con la nostra consueta pagina sportiva qui su Radio DGS, con voi Francesco Ida. 24esima di eccellenza e promozione girone A. In eccellenza il duello tra San Luca e Reggio Mediterranea sorride al San Luca, che passa 2-0 sull'isola Capo Rizzuto, mentre la Reggio Mediterranea viene fermata da un coriaceo trebisacce sul 2-2. In coda Bovalinese e Soriano pareggiano, punto che però fa più comodo al Soriano, che agguanta così in classifica una paolana che cade bruscamente in casa 2-1 contro il San Biase. Ma ecco il quadro completo: Isola Capo Rizzuto San Luca 0-2, Locri Sersale 0-0, Vigor Lamezia Gallico Catona 3-0, Paolana San Biase 1-2, Trebisacce Reggio Mediterranea 2-2, Bocale Scalea 0-0, Bovalinese Soriano 1-1, Cotronei Morrone 3-1. La classifica: San Luca al comando con 52 punti, seguito da Reggio Mediterranea 49, Vigor Lamezia 45, Sersale 44. In coda Gallico Catone a 24, Soriano e Paolana 23, Bovalinese e Cotronei 19, chiude il Trebisacce con 17 punti. Passiamo alla promozione girone A. Sabato l'atteso big match al Mario Tedesco di Praia a Mare tra Praia Tortora e Rossanese, le due formazioni impegnate ad inseguire un belvedere mai in fuga, o quantomeno il miglior piazzamento per eventuali playoff. Insomma, la posta in palio era davvero alta e il pubblico delle grandi occasioni a corso ne è stata la dimostrazione. Per il presidente Massara, amarezza per il risultato, non per la prestazione. Beh, io dico che chi ha visto la partita oggi penso che non abbia dubbi a dire che c'è stata una sola squadra in campo, però questo è il calcio. Quando si sbagliano gol, quando si sbaglia un rigore al 60esimo, poi essendo, ripeto, non mi stancherò mai di dire, una squadra composta dai giovani, è facile poi nell'unica ripartenza prendere gol, anche se alla fine eravamo riusciti anche a pareggiare, ma il portiere ha fatto altri due miracoli. Molto amareggiati per il risultato, non assolutamente per la prestazione, perché è stata una grande partita di calcio e da parte nostra forse la migliore partita del campionato. I tre punti se li porta a casa una rossanese che a tre minuti dalla fine piazza la zampata vincente, dopo che il Praia Tortora aveva sbagliato anche un penalty. A fine gara così mister Aloisi. Ma sicuramente era una partita importante, perché ad oggi dobbiamo vedere la nostra classifica, siamo secondi, loro erano a meno 3 punti da noi, quindi diventava complicato perdere questa partita. E dall'altra parte guardiamo anche la prima in classifica, perché mancano ancora 7 partite a loro, 6 a noi, quindi fino alla fine cercheremo, ce la giocheremo fino alla fine cercando di agguantare il primo posto, se no siamo stati meno bravi, comunque andiamo a classificarci nella seconda posizione che permette di fare i playoff in casa nel momento in cui non ci sono proprio punti di distacco, 10 punti. Rossanese dunque che accorcia la distanza dalla capolista Belvedere a solo 4 lunghezze, gli uomini di Liparoto infatti non riescono a superare l'ostacolo Amantea, devono accontentarsi dell'1-1. In coda buona vittoria della Caccurese, che si porta così fuori dalla zona play-out. Ma ecco tutti i risultati e la classifica: Praia Tortora Rossanese 0-1, Real Sant'Agata Garibaldina 2-0, San Fili Juvenilia 4-0, Caccurese Schiavonea 3-1, Cassano Rogliano 0-0, Amantea Belvedere 1-1, Cutro San Marco 1-1, Acri Promosport 1-1. La classifica: Belvedere al comando con 58 punti, a 54 la Rossanese, Praia Tortora 48. In coda invece abbiamo Caccurese 26, Promosport 23, Cassano 21, Cutro 18, chiude San Marco con 17 punti. Chiudiamo con la seconda categoria, girone C, in Basilicata, dove il Maratea cade all'Atronico 2-0 contro la Virtus, una sconfitta che per il capitano Giuseppe Maimone è frutto di una giornata no e di poca lucidità. Sapevamo che ci aspettava una partita difficile, nonostante loro fossero ultimi in classifica, perché erano venuti a fare bene anche a Maratea. È stata una giornata no, nel senso che il primo tempo si è concluso 0-0, il secondo tempo loro sono passati subito in vantaggio, lì abbiamo provato per tutto il secondo tempo, anche se forse siamo stati poco lucidi, ecco, quello forse è stato il problema della giornata, e siamo molto rammaricati, siamo molto arrabbiati da questa sconfitta, però credo che ci possa fare bene. Adesso ci aspetta una settimana dove andremo ad affrontare adesso quella che è la capolista, quindi la prima in classifica, che deve venire a Maratea. Sarà uno scontro molto duro, molto difficile, però siamo pronti per affrontarla. Nonostante la sconfitta, diciamo che questa settimana la prepareremo al meglio, questa partita, per poter, diciamo, riacchiappare un po' la vetta e vedere come vanno a finire le ultime giornate.
Sconfitta di cui approfitta lo Scanzano, che passa 2-0 sul San Martino e quindi si porta in testa alla classifica. Scanzano 33, Maratea 32, San Severinese Calcio 28. E domenica prossima lo scontro diretto tra Maratea e Scanzano, e il Maratea potrà giocarselo in casa. Con la pagina sportiva è tutto, grazie per averci seguito.